Contro gli effetti della finanza malata, anche il cinema può giocare un ruolo strategico, andando a colmare quel deficit di informazione e approfondimento mediatico troppo spesso impostato sull'intrattenimento e la distrazione del pubblico. Lo dimostra il film La Grande Scommessa, interessante spunto per l'iniziativa Finanza Malata e Cinema d'Inchiesta, organizzata da Bibliolavoro nell'ambito della 12ª edizione del Labor Film Festival, che anche quest'anno ha riscosso un grande successo di pubblico. È un festival di cinema e lavoro che utilizza i cinema, i documentari, i corti per sviluppare delle riflessioni sul tema del lavoro. È promosso dalle ACLI della CISL della Lombardia insieme alla Cinema Rondinella a Sesto San Giovanni, la città delle fabbriche. Purtroppo il cinema italiano fa fatica a raccontare i cambiamenti del mondo del lavoro. Spesso vediamo pellicole che sono abbastanza superficiali, poco attente ai problemi veri del mondo del lavoro. Detto questo, ci sono però tanti prodotti che comunque aiutano a sviluppare una riflessione, noi puntiamo su quelli. A metà strada tra finzione e documentario, il film di Adam McKay riesce a parlare di un tema molto complesso, come la crisi economica e l'esplosione della bolla dei mutui subprime, in modo brillante e ironico. Il film lo merita, riesce, era uno degli obiettivi degli autori, a raccontare fatti difficili con una componente tecnica notevole, quelle che hanno portato alla crisi del 2007, in una maniera fruibile, senz'altro di più di quanto non avviene nel pur interessantissimo libro da cui il film è tratto, che è di ostica lettura. Il film riesce invece a scaldare l'argomento e a rendere accessibile queste problematiche attraverso uno, il colpo di genio di inserire delle sequenze in cui personaggi del mondo pop spiegano direttamente allo spettatore che li ha familiari le dinamiche della crisi, il mercato delle obbligazioni ipotecarie, dei mutui su cui poggiano, che sono mutui marci di fatto, l'abbiamo scoperto. Due, attraverso dei personaggi che vivono il dramma interiore di uomini che operano in un sistema malato e che vivono i dilemmi morali che questo mette loro di fronte nel momento in cui sì, sono certo i nostri eroi stanno vincendo una scommessa contro quel casinò, abbiamo detto malato, che è Wall Street, questa è la posizione del film, ma non lo stanno facendo come dei Robin Hood per dare il guadagno ai poveri, ma per arricchirsi. Dal punto di vista di chi nelle banche lavora ed è interessato anche a tutelare la clientela, il richiamo principale è all'etica e al problema dell'assenza di regole, come ha sottolineato il segretario generale della First CISL, Giulio Romani, nel suo intervento conclusivo. Dubito che i dipendenti fossero a conoscenza del fatto che le aziende di cui erano dipendenti e a cui prendevano anche lo stipendio fossero nella condizione in cui poi si sono rivelati. Però qualcuno lo sapeva, certo che qualcuno lo sapeva. Facciamo, sempre perché dobbiamo parlare di regole, perché vorrei parlare di regole, facciamo un esempio. Qualcuno lo sa che il problema non è soltanto il problema delle rating, ma è anche il problema, per esempio, dell'emissione dei titoli, di chi attribuisce al titolo, no, l'emittente attribuisce la qualità del titolo e la rischiosità del titolo al titolo. Le obbligazioni popolari delle due, cari Ferrara, erano vendute a rischio medio o medio basso. Chi aveva deciso che il rischio fosse medio o medio basso? La banca popolare delle due, cari Ferrara, la banca della e così via. Chi avrebbe dovuto vigilare su quel rischio? C'è Consob, c'è Banca d'Italia e ci sono le compliance aziendali.